Perché non si guidasse da solo è cosa nota, ma sono in molti ancora oggi a chiedersi quali marchi ingegni usassero per Kit, la celebre Pontiac nera del telefilm cult anni 80 con David Hasselhoff, Supercar. Prima di diventare il bagnino più amato di tutti i tempi, l'attore ha interpretato il ruolo di Michael Knight, una sorta di giustiziere che grazie alla tecnologia cercava di combattere il male e quando si trovava in pericolo la sua Kit arrivava in soccorso e lo salvava. Ma com'era possibile? All'epoca pensare ad effetti speciali così complicati appariva davvero fuori luogo e al massimo si credeva ci fossero dei radiocomandi. Il sito omniauto.it però ha scovato alcune immagini Amarcord che documentano come faceva Kit a guidarsi da sola. Il sedile del guidatore di Kit, si legge sul sito specializzato, aveva lo schienale senza cuscino superiore, al posto di cui c'erano due supporti molto arretrati. Il pilota di corporatura minuta, leggiamo ancora, si sedeva in una posizione molto bassa e sdraiata e dopo veniva avvolto con un rivestimento che riproduceva il tessuto del sedile e integrava il necessario spazio per le braccia. Quanto al volante, leggiamo ancora, ce n'era uno supplementare grande quanto quello di un go-kart e montato molto in basso, di modo che lo stuntman potesse guidare Kit al di sotto della linea di cintura. Insomma, una sorta di stuntman travestito da sedile anteriore.